Questo disegno improvvisato potrebbe rappresentare una caffettiera old style, oppure un boccale di birra di quelli che tra qualche settimana saranno di scena al prossimo Oktoberfest di Monaco. Con questo dilemma parto da un tronco di noce e vediamo cosa ne verrà fuori. Do al pezzo una forma a tronco di cono, evidenziando due fasce circolari sporgenti di alcuni millimetri. Posizionando il pezzo sul mandrino tramite un tenone appositamente preparato, inizio lo scavo che in buona parte realizzo con un grosso troncatore da 10 mm. Forse non sarà molto ortodosso questo tipo di scavo, ma io mi sono trovato bene. Quando il vedano non ce la fa più, utilizzo la mia sgorbia da 16 mm autocostruita. Raggiunta la profondità di 17 centimetri, rettifico fianchi e fondo. Ricopro le griffe del mandrino con una fascetta di plastica per evitare che lasciano segni inopportuni sulla bocca. Quindi elimino il tenone che ormai non serve più. Ora proteggo il pezzo con liquido antitarlo e lo sigillo in un foglio di plastica. Dopo devo preparare questi tre pezzi per il manico e il coperchio. Disegno il manico, lo incollo su una fascetta di legno ed ottengo una dima che mi consentirà di realizzare il pezzo vero. Modello il manico con tagli opportuni alla nastro. E preparo anche il coperchio ed il raccordo per il manico. Dopo aver incollato con BIA adesivo il cerchio di noce al labbro del vaso, posso tornirlo della stessa misura. Qui provo le spine di collegamento del manico. Come vedete, la prova ha
a secco dà risultati positivi. Passo quindi all'incollaggio con colla poliuretanica. E metto in pressione tramite due morsetti. Anche il coperchio e il raccordo sono incollati e pressati. Ecco, il manico incollato. Ora c'è da collegare il coperchio tramite una spina e un po' di colla alle due estremità. Lieta sorpresa! La mia dolce metà sopraggiunge per controllare come va il lavoro. Beh, a questo punto la destinazione d'uso del mio manufatto è maturata. Sarà un originale portafiori per fiori particolari.